Esempio, c'è un altoparlante di una certa potenza che dobbiamo calcolare, sapendo che a 2 metri di distanza l'intensità sonora vale 10 watt al metro quadrato. Poi dobbiamo calcolare l'energia che ogni secondo riceve il timpano dell'orecchio di area 0,20 centimetri quadrati se noi ci troviamo a quella distanza, cioè 2 metri di distanza dall'altoparlante. Vedremo anche che l'intensità sonora di 10 watt al metro quadrato per convenzione è considerata la soglia del dolore perché è quella intensità sonora piuttosto elevata che produce danni irreversibili all'orecchio. Qui c'è lo svolgimento, però vediamolo più estesamente. Questa è l'altoparlante, la potenza emessa che dobbiamo calcolare, questo è l'orecchio di area 0,20 cm quadrati, il timpano, che si comporta come un piccolo microfono a distanza 2 metri dalla sorgente. Sappiamo che in tutti i punti di questa superficie sferica, a distanza 2 metri, l'intensità sonora è di 10 watt al metro quadrato. Vuol dire che se noi prendessimo invece che il timpano dell'orecchio una superficie da 1 metro quadrato, per esempio qua, questa superficie da 1 metro quadrato sarebbe attraversata da 10 joule di energia sonora al secondo. La prima cosa da calcolare è la potenza emessa dall'altoparlante. Allora utilizziamo la definizione di intensità sonora, che è la potenza emessa dall'altoparlante, diviso la superficie della sfera 4π greco alla seconda, dove R è 2 metri. Facendo la formula inversa, intensità sonora per la superficie sferica, sostituendo i valori, otteniamo praticamente 500 watt di potenza emessa, che è un valore piuttosto grande. Del resto questo risultato è anche intuitivo, ci si poteva arrivare anche a mente, perché abbiamo detto prima che 10 watt al metro quadrato vuol dire che una superficie posta a distanza 2 metri, una superficie da 1 metro quadrato, riceve 10 watt di energia, cioè 10 joule al secondo. La sfera di raggio 2 metri invece ha una superficie 4π greco alla seconda che è di circa 50 metri quadrati. Quindi se attraversano 10 joule al secondo una superficie di 1 metro quadrato, 50 volte tanto, cioè 50 volte tanta energia attraverserà ogni secondo la superficie della sfera che è 50 volte più grande del metro quadrato, è 50 metri quadrati. E quindi viene questo 500 joule al secondo, cioè 1 metro quadrato è investito da 10 joule al secondo, 50 metri quadrati, che è tutta la sfera, la superficie sferica, saranno investiti da 500 joule al secondo, cioè 50 volte più energia al secondo. La seconda domanda è la potenza che riceve il microfono, cioè il nostro timpano. Allora utilizziamo l'altra formula dell'intensità sonora, ricaviamo la potenza ricevuta moltiplicando l'intensità sonora a quella distanza lì, a 2 metri, che è questo valore, per l'area del timpano. Sostituendo il metro quadrato con 10.000 centimetri quadrati otteniamo 0,20 milliwatt, cioè 0,20 millijoule al secondo che attraversano il nostro timpano. Qui si vede bene la differenza concettuale tra le due formule dell'intensità sonora. La prima formula riguarda le proprietà della sorgente e quindi l'energia emessa al secondo dalla sorgente, energia che va diradandosi come concentrazione man mano che questa energia vada ad attraversare superfici sempre più ampie. Però sempre 500 joule al secondo attraversano tutte queste superfici sferiche, sia quelle piccole che quella da 2 metri, che quella da 3 o da 4 metri. Queste frecce rappresentano proprio il flusso di energia che attraversa sempre in quantità 500 joule al secondo, attraversa tutte queste superfici sferiche. La densità di energia locale chiaramente diminuisce perché l'energia è meno concentrata sulle superfici più larghe, cioè l'intensità sonora si indebolisce perché l'intensità sonora è quanto questa energia che attraversa le varie superfici si concentra oppure si disperde sulle superfici ampie. La seconda formula invece non riguarda le proprietà della sorgente che emette, ma riguarda soltanto principalmente le proprietà del microfono che riceve. Infatti c'è la potenza ricevuta e c'è l'area del microfono.